Ehi gruppo, un saluto da Dottor Palmas. Oggi sono in diretta dalla cucina delle mie cliniche dentali, qua dove nascono grazie a questi robot che vedi nella sala qua dietro e a tutti questi ragazzi che sono designer tecnici dentali, quelli che sono i denti che monto nelle mie cliniche. In questo video ti spiego perché è importante essere proprietari del centro di produzione dei denti. Il nostro lavoro che facciamo quotidianamente è andare a ricostruire completamente la bocca. Come molti pazienti che abbiamo curato in questi anni lo sanno già, lo sanno, il 90% di quello che si monta nella bocca di un paziente è proprio realizzato qua. Ok, dico bene, è realizzato da queste persone, da questi dipartimenti. Ci sono due tipi di pizzerie, vi faccio un esempio figurato, pizzerie che hanno il forno a legna nella pizzeria, come noi, e pizzerie che non sono proprietarie del forno dove cuociono le pizze. E questo è molto pericoloso, perché capita che se tu devi usare il forno di un'altra pizzeria, che se il cliente vuole la pizza un po' più ben cotta, la devi mandare dall'altra parte della città. E noi siamo addirittura un centro di produzione che produce anche per altre cliniche dentali, sia in Europa che anche qua in Moldavia e in Romania. Lavoriamo in Romania con le migliori cliniche chirurgiche che non producono i denti vengono prodotti qua, non dal dentista. Ok, il chirurgo è solo un chirurgo, il chirurgo mette le viti nell'osso, gli impianti, ma poi se gli manca tutto questo know-how, più di quello non può fare. I denti li deve poi comandare a un dipartimento come questo, che poi bisogna vedere anche lì se non sono tutti uguali i dipartimenti protesici di ricostruzione della bocca. Ci sono quelli che fanno di tutto, per esempio odontotecnici che fanno corone piccoline, ponticelli, tra una comanda e l'altro hanno anche un'arcata completa su impianti, ma non hanno tutte queste attrezzature che hai visto qua, che sono attrezzature molto costose. Noi abbiamo investito da anni in queste attrezzature, solo uno di questi robot può arrivare a costare 50.000 euro, 50.000 euro qua, 50.000 euro qua, altrettanti 50.000 euro qua. Questi sono invece delle stampanti di metallo che possono arrivare a costare anche 300-350.000 euro una, quindi immaginate quanto c'è di investimento qua, senza tenere conto tutto il know-how di queste persone. Non sono tutti uguali professionisti, ci sono professionisti che si sono specializzati e altri che sanno fare lavori generalisti, generici, coroncina, piccola faccetta, quindi anche avere il robot poi non è garanzia di saperli utilizzare. Come ti dicevo, ci sono pizzerie che cuociono la pizza altrove e uno dei rischi del cuocere la pizza altrove è che se il paziente la vuole più ben cotta gli dice aspetta un'oretta che la rimando dall'altra parte della città e poi come mi arriva te la rimpacchetto, o viceversa, che se è troppo ben cotta pacca sulle spalle al paziente, tranquillo, i denti sono perfetti. Quindi perché faccio questo video? Faccio questo video per aiutarvi a evitare di cascare nelle mani di gente poco professionista, che non ha le competenze per fare dei lavori complessi come quelli che facciamo noi tutti i giorni. Noi facciamo un lavoro molto complesso, togliere tutti i denti a un paziente che li ha perduti per parodontite e doverli ricostruire con materiali artificiali significa mettersi sulle spalle ogni giorno parecchio rischio protesico. Se non hai le competenze, le persone che fanno questo tutti i giorni, ti posso garantire. Scusate, mancato l'audio. Dicevo, chi ancora non ha le idee chiare, andate a chiedere sempre se hanno la possibilità di farvi visitare il laboratorio dove verranno fatti i vostri denti. Come vi dicevo, il 90% di quello che viene messo in bocca viene realizzato in laboratorio, non dal dentista. Il dentista prende l'impronta, la manda al laboratorio e il laboratorio produce questo. Se ti manca la tecnologia, la conoscenza e la proprietà diretta della struttura che realizza questo, ti manca il controllo
e la possibilità di fare denti che sono iperrealistici, controllati in maniera digitale con l'intelligenza artificiale e riprodotti in maniera fedele con la tecnologia robotica. Questa è una delle cose più importanti da verificare prima ancora di scegliere dove andare a farsi mettere le mani in bocca. I denti non sono tutti uguali, ci sono denti e denti, come ci sono pizze e pizze, ci sono pizze da 20 euro e anche pizze da 1 euro al banco surgelati, ma non sono pizze quelle. Questo video quindi vi dà un piccolo trucchetto per sapere se dove andrete a risparmiare i soldi li state realmente risparmiando o se li state andando a buttare un'altra volta. Chiedete di poter far visita agli spazi dove vengono prodotti i lavori e verificate che siano degli specialisti in questo, solo nella riabilitazione completa della bocca. Io ora mi faccio un giro qua per il Dipartimento, la Divisione Ricerca e Sviluppo. Molti di voi già la conoscono, noi facciamo i tour qua, arrivano le persone qua da noi a curare i denti, in più gli facciamo anche visitare questo ai nostri pazienti. Livia lavora in back office. Livia, in cosa siamo specializzati? Brava. In riabilitazione estreme della bocca. Ok. Lo sanno tutti, tutta l'azienda lo sa quello che facciamo. Tutta l'azienda sa che noi facciamo solo questo, anche i nostri pazienti. Ed è giusto che conoscano i pazienti quanto è importante avere degli spazi di proprietà dove vengono realizzati poi i manufatti protesici che si vanno a mettere nella bocca del paziente. Un saluto qua da Chisinau.